Vedi un po' più al centro. Hello everyone! Guardate, abbiamo la luce sparata! È perché sono a casa di nonna, perché io ero sopra e stavo guardando YouTube. A un certo punto mi imbatto in questo video e penso, sarebbe un buon video per fare un reaction video. E poi ho pensato, ma ancora meglio, io ho nonna e glielo faccio fare a lei il reaction video! Tu sai cos'è un reaction video? Sì, davvero? Sì. Il reaction video in questione sarebbero 9 shock culturali del vivere in Italia. Quindi è questa ragazza americana che si è trasferita in Italia e parla degli shock culturali che lei ha provato. Quindi il video è in inglese, noi ce lo vediamo in inglese ma io te lo traduco. Basta che non mi butti giù questo. La pianta! Mi stavo per buttare non giù butta la pianta. Giù bonsai. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di culture shocks. I love living here. I really, really, really do. There has been some transition living here, though. There are things that were just like eye-openers. So let's continue the list. Shock culturali, seconda parte. E io che devo dire? Ancora niente. Vediamo quello che dice e poi vedi se c'è qualcosa da dire. No, cash and receipts. Cash is something that's always good to have on you here in Italy because quite a few places don't accept credit card. Some places do. I don't want to make like a sweeping generalization. And a tangent to that is that you will get receipts here for anything and everything you buy in any kind of a situation. If you're American and you come to Italy, you'll be like, what's with all the receipts? No way! Allora, il primo shock culturale per lei è stato che in Italia devi avere i contanti. Sì, io ho solo contanti perché noi non possediamo carte di credito. Non fa una piega. Una conseguenza di questo è che ti danno gli scontrini per qualsiasi cosa tu acquisti. Non sempre. Vabbè, dai, di solito sì. Certo, anche il caffè che costa 1 euro ti danno lo scontrino, è chiaro. Sono obbligati a dartelo. Così, così è in Italia. Però devo dire che la parte dei contanti sta cambiando, soprattutto con il Covid. So che tu non sei uscita tanto ultimamente, ma è cambiata molto e adesso accettano in molti più posti le carte di credito. Sì, io vedo anche al supermercato le signore, anche se sono grandi come me, cioè anziane. Mi piaceva la scelta di parole. Non ci riuscirei mai a pagare con la carta di credito. Non so che pasticcio combinerei, però comunque vedo al supermercato quasi tutti pagano con la carta di credito. Vediamo lo shock culturale numero 2. No way, the post office. So the post office is a singular experience here in Italy. There's always very long lines. You take a number as soon as you get there. And then there's always confusion. The post office here is much more than it is in the States. Like, you do bureaucratic forms here. Oh, it's also a bank. Like, you can get your money from here, like from a bank teller, which is probably Connor's least favorite thing to do here. Lo shock culturale numero 2 erano le poste. Sempre un sacco di confusione. Sì, c'è una fila interminabile, potresti passare anche 3 ore alla posta. Se non sei fortunata che qualcuno adesso si fanno le prenotazioni. E io vado praticamente, non devo arrivare neanche un istante dopo la mia ora. Però praticamente non aspetto, mi basta arrivare 5 minuti prima e dopo 5 minuti mi chiamano. Bene. E lei dice anche che era sorpresa perché in America l'ufficio postale è solo dove tu spedisci i pacchi e le mail. E invece dice in Italia ci sono no, i documenti. In Italia, sì. Io mi sono dicendo, alla posta. Invece in America è impensabile in realtà questa cosa. No. Puoi fare buoni fruttiferi postali, puoi fare tante cose. Ed è qui poi la confusione. Vediamo lo shock numero 3. Numero 3. Oh, 3. I should do it like that. 3. Late dinners, like much later than I am accustomed to growing up in America anyway. So I'll give you an example. I went to a pretty fancy restaurant with some friends here and they made the reservations for 9 p.m. Beginning at 9 p.m. They were a little late showing up. I was like, 9 p.m. That is when I start to get ready for bed. And you know, eating late applies to both out at restaurants and at home. Growing up in the Midwest, in America,
our standard dinner time was like 6 p.m., 6:30, hours before most Italians eat dinner. Lo shock numero 3 ha detto che è quanto mangiamo tardi la cena. Lei dice, io sono americana, per me la cena era alle 6, massimo 6 e mezza. Ma c'è scioccata! Ha detto, noi facciamo merenda, se lo chiamiamo lo spuntino, ma è quasi un obbligo fare lo spuntino, te lo ordina proprio il dottore. Come per lei era la cena alle 6? No, in Italia si cena alle 9:30, alle 10. Infatti lei ha detto, io sono rimasta scioccata che una volta sono andata al ristorante e i miei amici hanno fatto la prenotazione per le 9 e sono arrivati anche più tardi. È morta di fame lei. Le 9:30, magari alle 10 sono arrivati. Ma le 10 è tardi, certo. Però diciamo che a cena iniziare alle 9:30, certo, è normale, certo. Nel nord Italia? Perché lei è in Puglia e noi siamo a Roma, però mi sa che nel nord no. Mangiano prima? Però io non credo che mangiano alle 6. No, alle 6 è troppo presto. Alle 6, no, però alle 7, 7 e mezza, 8 magari. Numero 4. 4. Dialect. I've talked before in other videos about how incredibly diverse this country is, right? Every city, every town has their own dialect. So the thing about dialect is that it is very specific to area, by city, by town. So I am in Trani here, and one of my good friends here, Rosangela and I are in the same exercise group. We get together most mornings and exercise in the park. It's so much fun. Ciao. It's from the next town over called Barletta. It's only about 15 minutes away, but they have a different dialect. So Rosangela here is going to tell us some things in Barletese. Was the chi fatta in da caldare. Gigo. Acipat, patat, apes, afo che dell'ar. I mean, these dialects sound totally different than normal Italian. Che caldare mazzate. That's not Italian. So different. But for the most part, really, dialect is something that is just used in smaller, more intimate circles, like within families. So like, I haven't really learned Tranese dialect. I have learned some words, and of course, they're curse words. Parolacce. Cagacats! Meaning like, what's going on? What a mess! This is ridiculous! Say cagacats! You like have to use your hands with it too. Allora, la numero 4 è il numero di dialetti che abbiamo. Dice, in Italia ci sono dialetti diversi, ma nemmeno nord, centro, sud, certo. Dice, dialetti, no, da città a sì, città, sì, paese a paese. Da paese a paese. Guarda, anche fuori nelle Marche, da paese a paese sono diversi i dialetti. In Puglia, poi in Puglia, ragazzi, c'è una diversità, sì, di dialetti, vero, proprio, vero, sì. Da Bari a Lecce a non si capiscono. Certo, certo. Tu l'hai capita quella donna che parlava in dialetto pugliese adesso? No. Neanche io, no, io non ho capito, no, niente. Ma io non capisco neanche i napoletani, non capisco nessun dialetto. Neanch'io. Sì. Sai cos'è la sportina? Sì. In Emilia Romagna, sai cos'è la sportina? No, non c'ho. È problema. Una busta. Beh, però si poteva intuire, no? Non ci ho pensato abbastanza. C'è un dialetto che capisci? Siciliano? No. Anch'io? No, zero, io capisco, no, meglio, no, l'inglese. Finora, sì, devo dire che siamo, sì, abbastanza d'accordo. Certo. Vediamo lo shock numero 5. 5! Dog culture shocks are real too. And I did an entire video about this because when we got our dog Kiro, it really, really struck us. So to get all the nitty gritty on that, you can go to this video, which I'm linking to here. But basically, to quickly recap, there is poop everywhere, everywhere on the sidewalks. But if you don't bring a bottle of water and pour it over your dog's pee when they pee on the streets, you will get angry glances and be scolded by an elderly man sitting on a chair on the sidewalk. Che fanno quello che vogliono? C'è la cacca per strada dappertutto. Adesso un po' sta cambiando. Vero? Vedi che le persone ci hanno attaccato al guinzaglio il sacchettino con la bustina. Certo, la pipì, quando il cane gli scappa, la fa ovunque. Però io non ho mai visto nessuno, come nel video, qualcuno che poi disinfetta con la bomboletta. Io non ho visto mai nessuno. Lei diceva che dove vive a Trani è una legge, che se no ti fanno pure la multa o ti sgridano. Beh, che dopo che il cane fa la pipì devi fare, devi, sì, pulire, sì, con, sì, l'acqua. Sì. Non è che ripulisci molto, perché dietro che ti può portare? Sta cambiando comunque, sta cambiando. Prima pulita, si Roma, lasciava, vero? Prima proprio, guarda. Sei! Late night socialization, and that includes babies. Things really come alive here in the evenings. Like the piazzas are
full of people. It is social hour, like 9 p.m. and later. Like where I grew up, people who hang out, especially outdoors later at night, they tend to be like just the teenagers, like just the rowdy teenagers. Here, it's families, like it is grandparents, it's babies. Like I can't tell you how many strollers I see after 10 p.m. Stereotypically, American parents are like, baby's bedtime at 7 p.m. or something like that. Questa cosa mi ha fatto morire dalle risate. È scioccata perché dice in America dopo le 9 di sera per strada ci trovi solamente i teenager, i giovani, sai, quelli un po' sì, pazzi. Sì, sì. Ma dice la gente non è che si mette a socializzare alle 10 di notte in piazza. Invece dice in Italia in piazza alle 10 è pieno. È giorno ancora. È ancora come fosse mezzogiorno, anzi a mezzogiorno trovi meno gente che la notte. La gente mangia, dorme ancora a mezzogiorno, dice c'erano i neonati. C'ha ragione che è rimasta scioccata perché si è abituata che la sera alle 10 tutto, no, qui alle 10 si comincia a pensare che cosa possiamo fare, paese che vai, usanza che trovi, si dice, no? Ti piace questa cosa della cultura italiana? Sì, sì, mi piace. Lei dice in America di solito, sai, il neonato si mette a dormire alle 7. A me piace che i ragazzi escono la sera, magari un giorno lavorano e hanno diritto anche a un po' di svago. 7, ne mancano 3. 7. WhatsApp, communication and voice memos. So the main way that I communicate with my friends here, well, and professionally as well, so just people here, anyone, is through WhatsApp, which, if you're not familiar, is an application on a smartphone. This is an app that most of my friends in America do not have on their phone. Some of them have probably never even heard of it. And also, be prepared for a lot of voice memos. Okay, dai, faccio, non so se mi dici, se volete venire. That is the main way, like my friends here, they love to just leave me voice memos. I need to get over like my fear of listening to voice memos. Am I the only one? Io non ho guardato il video neanche io prima di fare la reaction, quindi non sapevo che cosa ci sarebbe stato. Conosci WhatsApp? No. Non conosci WhatsApp? No. E allora questa cosa per te non è vera, non è vera, diglielo. Prente dice che in Italia, però non è vero, è verissimo, si comunica tantissimo attraverso WhatsApp e si mandano i messaggi vocali. Sai cosa sono, sì, i messaggi vocali? Sì, no? Io lo vedo fare a tuo padre, quindi lo conosco. Non posso dare una risposta precisa perché non lo conosco. Io sì, perché effettivamente mando tantissimi messaggi vocali. Allora io odio le chiamate, odio le telefonate. Quindi a me se già mandi un messaggino, esatto, sono contenta. C'hai ragione, perché non ti, quello non ti fa perdere tempo. Leggi e continui a fare quello che stavi facendo. La telefonata magari arriva veramente inopportuna in alcuni momenti. Però se devi raccontare una storia, un messaggio vocale, adesso addirittura puoi anche mandare veloce l'audio. Certo. Questo non poteva commentare nonna, commento io. È vero ed è comodo. Se ti avessi solo gli sms penso che mi mancherebbe WhatsApp. Certo. Numero 8. Cheetah slow. And how it actually gives me anxiety. So, Trani is a slow city. Literally, there's a sign in the city saying it's a cheetah slow. So, you know, it's kind of like the slow life, slow way of living, and it should move from a big cosmopolitan city to a place like this and like chill out. But it had the opposite effect when I first moved here, because it was like taking this forward momentum that I had about my everyday and boop, nope, you're not gonna do that. So interesting that this slow Mediterranean Southern Italian way of life that I think is really easy to idealize, that it can at first have the opposite effect. And now I am finally starting to chill. Meno male. Questo è interessante. Venendo da una grande città metropolitana, ha trovato lo stile dell'Italia mediterranea molto più lento, proprio lo stile di vita, dice, lento. Nonostante mi incitassero tutti a godermela e a prendermela con calma, lei dice, io in realtà avevo quasi l'effetto... Guarda, una vita frenetica, in Italia no. Secondo te la vita italiana è lenta? Sì. Davvero? Sì, in alcune città è frenetica, però normalmente è una vita calma. Cioè, quello che ho notato io è che gli italiani riescono a godersi i momenti. Cioè, se è il momento del pranzo, è il momento del pranzo. Certo, certo, certo. Se è il momento del caffè, sono 10 minuti, è il caffè.
È vero, un caffè di corsa non mi serve a niente, non è vero? A livello di velocità della vita, io a Roma in realtà la sento molto veloce. Cioè, io ho vissuto pure a Tokyo, però a Roma se devi fare le cose, te le devi organizzare bene. Cioè, è uno stress, ragazzi. Comunque, è vero, l'italiano la vita la prende con più calma. Sì, è la tua reazione, io... C'ha ragione. Ok. E molto. Chi non è abituato... Dice, ma che fanno questi? Dormono? Gli viene un po' la smania, no? Gli viene la smania, gli rimuoviti. Numero 9. Comments on weight and age. It's been more times than I can count on these fingers where a friend and acquaintance has commented on my weight and like, oh, you look thin, you've thinned out. Have you lost weight? Or, you know, after I got back from vacation with my family, like, you're a little pudgier, you gain a little weight. And also, Italians generally, from my experience, are not shy to ask your age. So I've been asked my age so many times, which is whatever, it's fine. My mom also was asked her age on multiple occasions when she came to visit Italy. That is not normal in America. Americans tiptoe around those kind of questions. So I love it in Italy. Now, like, I'm curious, how old are you? Lei dice, in America di solito uno sta molto attento a non chiedere l'età, a non fare commenti sul peso, tipo se ti ingrassi o se perdi peso. Invece dice, in Italia a me mi hanno chiesto tantissime persone, ma hai perso peso? Oh, ma sembri più magra? Oppure a volte mi è capitato... Bene. Sei dimagrita un po', ti trovo bene. Praticamente sono commenti gratuiti che fai, no? Lei dice che in America le persone non chiedono. Non chiedono. E non dicono tipo, oh, hai perso peso o hai preso peso. E in Italia... Sì, tu sei d'accordo? Sì, il popolo italiano è abituato così al contatto, a toccare una persona e anche a commentare quello che vede. Se io vedo che ti sei dimagrita, tu puoi essere testimone che io veramente ti ho detto, Sonia, io ti trovo dimagrita dopo che sei tornata da Malta. A me lo dicono in continuazione. Se fosse vero, ragazzi, a quest'ora sarei comparsa, sì, perché ogni volta che mi vedono sono dimagrita, non è possibile. Io, secondo me, tu quando sei tornata da Malta eri dimagrita, io te l'ho detto 3 volte quella sera. È vero, ma sì. Sei ingrassata, invece. Beh, non è forse un comune. Po' troppo. Un'altra mentalità, quella italiana, l'italiano ha bisogno del contatto fisico, di abbracciarsi, di toccarsi e anche quello di fare il commento vocale su quello che vede. Sul quanti anni hai sono un po' rimasta sorpresa perché di solito si chiede alle ragazze giovani, cioè quanti anni hai se sembri una persona piccola te lo chiedono, però lei dice che l'hanno chiesto anche a sua mamma spesso, però in genere alle signore non... Cioè, alle persone grandi io non credo che, specie alle donne. Forse è stato un po', magari a sì, sua mamma sì, un paio di occasioni di solito si chiede. Nonna, hai fatto il tuo primo reaction video? Quell'altro conta? No, quell'altro non era un reaction video, quell'altro era un'intervista. Ah, ho capito. Salutiamo, grazie nonna. Ciao! Ciao!